Allora, possiamo iniziare. Buonasera a tutti, grazie per essere qui a questa serata, alla presentazione di questo ultimo lavoro di Mario Contento. Non so dove, non so quando, storie ed amori in guerra. Un bel romanzo, devo dire. Io non l'ho letto tutto, ma la parte che ho letto mi ha molto colpito, però di questo si occuperà. Ci sarà un dialogo tra il professor Ricci e l'autore. Un grazie a chi ha permesso, ha organizzato questa serata, e soprattutto ai presidi del libro. Giuseppe Palmisano non è qui perché il figlio non stava bene, l'ha dovuto portare al medico, penso che arriverà tra un poco. Un grazie particolare alla pianista, alla professoressa Mafalda Baccaro. Questa sera ci sarà la presentazione del romanzo, ma contemporaneamente anche la musica suonerà appunto la professoressa Mafalda Baccaro. Insomma, un'organizzazione un po' diversa da quelle che di solito facciamo per la presentazione dei libri, intervallata appunto con pezzi suonati da Mafalda Baccaro. Su Mario Contento io devo dire che sono molto contento di essere qui questa sera a presentare questo lavoro. Mario è uno storico locale. Questo non è un libro di storia, devo dire la verità, è un libro di sentimenti, di umanità varie, in personaggi, in persone che hanno fatto la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, e quindi insomma lui ha intervistato una serie di persone. Ringrazio Maestro Ciccio che è qui con noi questa sera, è uno delle persone che hanno fatto la guerra, che è stato intervistato, e da queste interviste lui ha tratto e ha scritto questo romanzo, che è un romanzo ma dentro ci sono tante storie. Bene, possiamo dare inizio dando la parola alla professoressa Baccaro, che per illustrare il suo primo pezzo. Ringrazio tutti voi qui convenuti e soprattutto ringrazio Mario Contento perché nel libro è presente una pianista greca, Alexia Baccaros, che praticamente è la figura a cui si è ispirato per questo personaggio è Mafalda Baccaro, per cui io suonerò alcuni dei pezzi che sono inseriti nel libro e che Alexia suona durante un concerto che dà per i tedeschi. E ovviamente per i tedeschi non si poteva che cominciare con Ludwig van Beethoven, perché è un musicista emblema della musica tedesca. E di Beethoven, giusto per aprire, non vi tedierò con un pezzo lunghissimo, però appena 4-5 minuti di musica. Si tratta di un adagio cantabile tratto dalla sonata numero 8, opera 13, che si intitola Patetica. Un titolo che però non ha dato a Beethoven, ha dato il suo editore per motivi ovvi, commerciali. Però alla fine poi Beethoven ha accettato questo nominativo, diciamo così, appellativo dato a questa sonata, perché l'ha trovata davvero patetica, però secondo l'accezione che dava a questo vocabolo il filosofo Schiller, il quale dice che è patetico quel grande dolore, quel carico di dolore che diventa quasi sublime, davanti al quale non possiamo fare altro che metterci in uno stato di contemplazione. E siccome chi si pone davanti al dolore, davanti alla sofferenza, si pone anche degli interrogativi, cioè dopo questo dolore che cosa ci verrà dopo? Allora Beethoven ci conduce pian pianino, nota dopo nota, a provare, ecco, sia una soluzione positiva che una soluzione anche terribile al dolore, però poi alla fine ci lascia con degli accordi che ci danno pace e serenità. Ecco, cominciamo proprio con Beethoven, adagio cantabile dalla sonata Patetica. Thank you.
Questo romanzo prende in considerazione un momento storico molto importante per la nostra nazione e siamo negli anni 1940-45. Molti dei protagonisti mancano da casa, infatti, dai 4 anni ai 4 anni e mezzo. Comunque non è un libro di storia nel senso proprio della parola. È un libro di storia dove però emergono i sentimenti, gli stati d'animo, le avventure e l'amore di Mario per la sua terra, per Alberobello, per la nostra terra, ecco, lo ha portato proprio ad andare al di là della storia, andare a ricercare quello che c'è dietro i numeri. Molte volte quando leggiamo i libri di storia si parla di migliaia di morti, però questo libro fa pensare che dietro quei numeri ci sono dei sentimenti, ci sono degli stati d'animo, ci sono dei drammi, ci sono anche momenti belli, ci sono degli amori che nascono. E quindi questo, io che ho avuto il piacere un po' di seguire per l'amicizia con Mario, di seguire un po' la genesi di questo romanzo, ecco, lui mi ha parlato nel tempo delle persone incontrate, di quello che lui stesso si riportava dentro. E infatti la sua passione per Alberobello la ritroviamo qui, come c'era nell'altro romanzo che presentammo nel 2010, Fuori casa. Ecco, anche lì la storia un po' delle nostre famiglie. Quindi io la prima domanda che farò a Mario è proprio questo: metterci al corrente di questa genesi, ecco, come è nato, come gli è venuto questi incontri, perché questi sono personaggi reali, sono persone, ecco, qui sta il nostro caro Ciccio, ma anche altri, persone che noi abbiamo conosciuto, che io ho conosciuto, che si portavano dentro, diceva Giovanna, ecco, noi siamo stati anche vicini di casa, il papà una persona molto discreta, una persona, ecco, gentilissima, una persona che sicuramente aveva dentro tutta una ricchezza che è, e anche una grande sofferenza, che io non so, ecco, quanto i figli poi di questo abbiano, ecco, ma noi che eravamo amici, sarebbe stato bello allora sentire dalla sua voce quello che aveva vissuto. Però io mi sono reso conto, leggendo questo, che loro hanno quasi avuto il pudore di avere dentro questi sentimenti, queste reazioni, e quasi di non parlarne. Infatti sembra quasi strano che alcuni abbiano parlato, come dice Mario, nel romanzo, dopo 40 anni abbiano cominciato, e quando lui ha cominciato ad intervistarli hanno avuto proprio il piacere di parlare. Sembrava quasi volessero mettere quasi un velo, non voler parlare, ma invece poi, provocati, hanno cominciato a tirar fuori. Quindi Mario. Solenni, cioè l'ambiente, farò battutini così è più bello e vi rimane impresso, perché il libro, se lo leggerete e se convinceremo più di qualcuno poi a comprarlo, a leggerlo, lo gusterete, oppure quando mi incontrate dici: ma che cosa hai scritto, ma cosa hai fatto? La genesi è molto semplice, è partito tutto credo 1 anno e mezzo, perché non ci metto molto a pensarmi, stanco, data la fiducia, e devo dire a distanza ho capito la familiarità di un figlio di uno che ha fatto la guerra, il quale un giorno mi ha detto: senti, io c'ho nel cassetto una foto di mio padre che ha fatto la guerra, la vuoi vedere? Mi ha detto anche la marca, mi è rimasto qua, io che di macchine proprio sono zero, una Mercedes, mi ricordo mo l'altro nome. Ho detto sì, me l'ha fatta vedere, bella. Poi mi ha detto, ha aperto un altro cassetto, mi ha detto: qui c'ho 4 lettere indirizzate a mio padre. L'ho guardato, non ho detto fammele leggere, perché anch'io se avessi lettere di famiglia farei magari un po' adagio, ma ho visto che lui quel giorno era zanzan, li dava facilmente. Me l'ha data, io ho detto: siccome è un ricordo, faccio le fotocopie e te le porto in giornata. E ho fatto così. E quindi la genesi parte da una fiducia di un signore che mi fa vedere lettere. Le lettere le ho lette, e due erano del 45, sono tutte a memoria. Dopo 2 o 3 mesi che questo signore torna dalla guerra,
Questa donna di una città della Grecia che adesso ha oltre 100.000 abitanti, un porto importante, questa donna gli scrive una letterina breve, in italiano, perché se lo ricordava bene l'italiano. Poi i parenti mi hanno detto anche che lì si studia anche l'italiano, quindi la meraviglia mia, meglio che non sapevo niente, così ho scritto delle cose magari più carine. Sto per finire, se non vi annoio. Dopo 6 mesi non ha risposta, ne scrive un'altra. Lei come donna non rimprovera, diremmo oggi, il maschietto, dice questo se ne scappa, va. È gentilissima. Non so se l'ho poi messa qualche brano della lettera, non mi ricordo più adesso, mi ricordo l'insieme. Dopo, niente, lui non risponde, non per, come diceva penso Nardino, molto riservato, e secondo me, se fosse mio padre, avrei detto la stessa opinione. Era preso intanto dalla gioia di essere tornato dopo 4 anni e mezzo, non tornava, e poi era preso dal lavoro che iniziava dopo pochi, credo una settimana o due, subito l'ho preso a lavorare, a fare dei lavori di falegnameria, e quindi era, secondo me, quello che ho sentito, era un artista, un esperto molto interessante. Dopo 40 anni, ecco le altre due lettere, dopo 40 anni, 84-85, ci sono altre due lettere. Io ho visto la data, ho visto la busta, poi è interessantissima, l'ho messa nel romanzo, sennò il romanzo non puoi mica solo raccontare sparatorie, cose, Mussolini, le frasi, ma stanno sui libri di storia, ce ne sono a bizzeffe. Io che frequento una biblioteca, proprio in quei giorni in cui scrivevo, pigliavo i libri, li vedevo e li mettevo da parte, non perché li odiavo, ma perché volevo fare tutto un altro percorso che non fosse la storia. Dopo 40 anni c'è un'altra lettera, c'è solo l'indirizzo, il nome e cognome Alberobello. Perciò se leggete il romanzo troverete, io ho inventato, che i postini, 2 o 3 postini dell'84, tengono questa lettera sul tavolo e dice: ma chi tocca da sta lettera? Finché un giorno uno la piglia e dice: mo giro, vado ai bar, ho descritto anche il bar a Basciafoggi, e dico: ma voi conoscete qualcuno che ha fatto la guerra in Grecia? Qui c'è sta lettera, o la rimandiamo indietro, perché c'era Ella sotto, timbro Volos, e uno poi lo cerca, vabbè, anche la via, il numero, eccetera. E la terza lettera, in cui la donna dice: è passato tanto tempo, non sei tornato, non mi dici niente. Poi dopo 6 mesi ne fa un'altra, dove dice ancora che la cosa che mi ha colpito, perciò ho detto che se non ci faccio un romanzo sono uno sciocchino io, dice nella lettera praticamente: io non mi sono sposato, però mi sono realizzato crescendo i nipoti, i figli di un fratello, che era un partigiano greco, tra parentesi. Quindi non poteva vedere gli italiani, gli avrebbe fatto, ce l'avevano in famiglia, ma non facevano mai la sparacciata. Non mi sono addentrato, sono un romanzo difficilotto dal mio punto di vista, che di guerra sono proprio diciamo un dilettante. Ecco, questo è l'input, sto per finire, altrimenti lui mi rimprovera, ma io da quel momento ho avuto 3, ci ho pensato in questi giorni, ma chi me l'ha fatta fare? 3, molto semplice, cioè la prima I è l'impressione, mi hanno impressionato le lettere, e poi da curiosone, io chiacchierone, forse l'ha detto a lui non so a chi, ho detto: sai che ho trovato che uno ha fatto una guerra in Grecia, ma roba da matti, insomma, come meraviglia, non Ah, roba da mal, bellissimo. Mi hanno corretto, si vede che professore di storia. Allora sono stato impressionato, nel senso di colpito. E dopo di lui ho cercato un altro. Uno mi ha detto: vai da quello. Sono andato. E dopo 2 o 3 sono arrivato da Francesco, che sta a Campo Boario. Gli ho detto: ah, non portavo mai, un po' perché non ce l'ho, ma al di là di non ce l'avere, di non avercelo, non l'ho portato mai. Adesso esistono dei registratori mini che te lo infili qua e parli, perché non volevo dare loro nessuna impressione che fossero sotto pressione. Io avevo una penna, la cacciavo sempre dopo in genere, e avevo 2 o 3 foglietti e li chiedevo, come fosse un ragazzino che chiede al nonno: ma che hai fatto, ti è spassata un aereo vicino, non so, un mulo è morto vicino, eccetera. Dopo di questo, man mano, la catena si è fatta, in un mese ne ho intervistati, dunque, ho trovati 7 soldati, 5 sono viventi, 2 sono i figli, uno è qui presente, il fratello l'altro, e l'altro è, lo conoscete, era lui che non sapevo, quella signora il cui marito vendeva i fiori anche lei,
sul corso ha la figlia, ha la mamma, la Angelina ha la mamma tedesca. Qui, greca, sì, tedesco, Beethoven mi ha un po' depistato. Allora, finale, se no, tu copri di Beethoven, che era bellissimo, tra parentesi. E, dunque, la mamma è greca e sono andato, mi ha detto solo, mi ha sconsigliato di andare a parlare con la mamma perché aveva un raffreddore pazzesco. Ha detto, se tu vuoi, ti siedi, quando non vengono i clienti a comprare i fiori, e tu mi fai due domande e io ti do soddisfazione. Io sono stato finché arrivato a mezzogiorno e mi ha raccontato. Quindi due soldati non viventi, e a piccolo accorgimento mio, non che avevo paura che mi inseguissero, ho detto, metti che io all'inizio, che ne sapevo che veniva fuori un bel libretto, pensavo che veniva fuori un cosino così, e ho cambiato il nome, quindi leggendo poco poco, invece di Alfredo, Alberto, sì. E l'altro Orazio, ma non si chiamava Orazio, non so più come si chiama perché non ho avuto manco la figlia, quindi glielo avevi chiesto. Gli altri cinque vivono, sono di Alberobello, hanno vissuto, hanno fatto la guerra tutti, no tutti, la maggior parte, Albania, Grecia, Kosovo, Serbia, e poi tutti poverini hanno dovuto fare la strada per la Germania. Austria, Germania, dove hanno fatto o lavori in fabbrica o i contadini o altro, in attesa che arrivasse il famoso 45. Ma nel 43 se la sono visti molto male, perché col cambio delle alleanze a Roma, e loro non hanno capito veramente niente, io ho insistito molto in questo perché mi sono messo nei panni dei soldati che non sanno spiegare perché i tedeschi sono diventati tosti, duri verso di loro. Perciò per addolcire ho immaginato che una piazza di Volos, prima che i tedeschi, dopo aver fatto razzia degli italiani che trovavano, mentre quel signore Alberto del romanzo riesce a farsi nascondere nella casa di una donna che lui conosce, di nome Evangelia, e passato liscio i tedeschi, prima di andare via in Russia vanno per la parte finale, eccetera, prendono molti italiani. Ho immaginato che fanno un concerto in una piazza grande per dimostrare ai greci che loro li proteggono, che loro non sono oggi quei diavoli che tutti immaginavano, e in questo concerto inventato, ma non fanno niente di grave, inventato, naturalmente io, povero dilettante, ho chiesto parere, che tipo di musica può personalizzare i tedeschi, e lei Mafalda la scelta. Naturalmente, poi già che l'ho feccato nel romanzo, naturalmente dai, chi ha studiato il greco è facile, da Baccaro, Bacaros, non so che vuol dire, vabbè, a Roma Bacarozzo vuol dire un'altra cosa, ma Alexia mi piaceva come nome greco. Il romanzo, vedrete, ha tutti i nomi greci e ha qualche fase greca che io ho fatto tradurre, non da loro, perché due o tre mi sembravano un po' osè. Le ho fatte tradurre, io ho un fratello in Germania, me l'ha tradotti da un amico greco, me l'ha mandato ed è perfetto, ci vuole un po', se non un romanzo solo guerra non sarebbe stato indovinato. Finale, se no, quindi impressione, immaginazione, in quel mese ho cercato di immaginare io e loro, io non ho fatto la guerra, loro, dopo i racconti che mi hanno fatto, dopo 40 anni, no, di più, dopo 65 anni, pardon. 65 anni, ecco, nell'immaginazione secondo me sono stato quasi perfetto, perché dal giudizio della casa editrice mi è giunto questo aspetto che loro hanno notato e hanno detto, noi te lo pubblichiamo, basta che ci paghi un po' di copie, altrimenti ti inseguiamo. Io ho detto, mi piace, poi vedrò di vabbè. Non ho visto niente, ma la cosa interessante era questa. E ho immaginato, questo è solo mio, mi vanto di una piccola cosa, al di là del concerto, dove io faccio ballare anche il Sistachi, perché è un ballo greco, in quella piazza fanno di tutti, di tutto, ballano, issano una bandiera greca, è normale, immaginate che si fa festa dopo un po'. L'immaginazione, la scena è questa, che mi è venuto ascoltando loro cinque. E cioè che i loro ricordi mi hanno dato l'impressione, l'immaginazione, che sono come gocce che cadevano in un loro, nella loro vita, nel loro mondo, o si dice in italiano, ecco chi fa l'italiano, nel loro sotterraneo, e cadendo creano un paesaggio, una umanità carina. Finale, forse l'ho copiata andando a visitare le grotte, ma tutte le avete viste, andate a vedere perché sono belle le grotte, perché quelle gocce, din, din, din,
per secoli hanno creato un panorama meraviglioso. Questo è il mio carino, è stato, diciamo, apprezzato, cioè che i loro ricordi dopo 65 anni sono come gocce che, scendendo nel loro animo, hanno creato un sotterraneo meraviglioso per noi, per i nostri figli, per qualcuno che lo leggerà, c'ha 20 anni, dice: ma guarda mio nonno o lo zio che cosa ha fatto. Da quel momento mi è venuta l'idea, la terza idea, l'idea di arrivare a un racconto, e papà ci sono riuscito. Naturalmente l'ha già accennato, ho messo Albero Bello, boh, tolto lui che l'ha detto, di qua lo nomino, non ho mai nominato, speriamo che non vi offendo, perché mi sono accorto, da 2 anni ho scritto un altro libro, che appena dicevo che sono del sud, racconto una storia di famiglie meridionali, le case editrici da Roma in su mi dicevano: e lo pubblichi giù, ma che ci rompa fa lei, non so se viene anche là, cioè non ci dia fastidio. La cosa mi ha un po', non era fatta arrabbiare, ho trovato il trucco. Anche nel primo romanzo non dice mai Albero Bello, dice solo che è una cittadina col bollino UNESCO, fu una trovata per farla franca e non farmi... Però ho sbagliato, perché l'unica casa editrice che poi ha detto è carina eccetera, era di Lecce, e mi ha rovinato, perché poi i leccesi furbacchioni eccetera. Finale... Passo la parola a lui, se no mi viene a rovinare. Continuiamo con... Ecco, allora ascoltiamo ancora un pezzo di musica. Torniamo sempre alla musica tedesca, questa volta andiamo a Johannes Brahms, perché questo pezzo particolarmente l'ho scelto anche per il romanzo, per la sua atmosfera. Brahms ha scritto questo intermezzo, quello che vi seguirò, l'intermezzo per 17 numero 3, quando era già molto grande e sarebbero mancati perlomeno pochi anni alla sua scomparsa. E quando ha scritto questo intermezzo lui ha pensato a una ninna nanna che cullasse i suoi dolori. Infatti il tema iniziale, che sembra proprio quello di una nenia, di una cantilena, un po' preso da un cosiddetto canto di questua medievale, in effetti è proprio una questua, è una richiesta a qualcuno che sta molto lontano di lenire questi dolori, di togliere questo affanno e di dare un po' di speranza, una luce di speranza in fondo. C'è anche una nenia, io vi ho riportato, una ninna nanna celtica a cui lui si è ispirato, che dice: dormi bambino mio, dormi dolcemente senza apprensioni, provo tanto dolore quando ti vedo piangere, qui nella valle il sole non brilla per nessuno, solo sulle cime domina una luce che fa vivere. Ecco, volevo anche un po' dirvi che alcuni hanno pensato che quando Brahms ha scritto questo pezzo abbia immaginato un amore impossibile con Clara Wieck, più nota come Clara Schumann, la moglie di un altro musicista che era più grande di lui, che era rimasta vedova comunque di Robert Schumann, però era un amore che non si poteva realizzare. Lui aveva una grande ammirazione per Robert Schumann, c'erano in cuore di figli, questa presenza era ancora molto forte. Ecco, quando ascoltate questa musica pensate a questo amore che non può avere una soluzione, oppure a un dolore che si chiede a Dio che venga lenito, che venga curato.
Allora, ecco, continuiamo a interrogare un po' Mario su questa, su questo libro. Un aspetto che sicuramente noterete, che mi ha colpito, lui ha detto, ha lavorato di immaginazione. Ecco, lì è stato veramente molto bravo, perché dalle interviste a loro viene fuori quello che era lo stato d'animo, non di chi comandava, ma di chi doveva fare una guerra, e che loro si chiedevano, ma che senso ha? Poi cominciano a dire e sentono in giro, dobbiamo vincere, quindi non più vinceremo, ma dobbiamo vincere, quasi... Vinceremo poi all'ultimo. Quindi un'aspirazione. Prima vincere, poi vincere. Poi dobbiamo vincere. Poi dobbiamo vincere. E poi vinceremo. E poi vincere. Ha vinto Roma. E quindi alla fine poi, ecco questa, e in questo romanzo, ecco, viene proprio fuori lo stato d'animo, quello che veramente... E poi questo disorientamento, spesso, ecco, questi nostri soldati che si chiedevano, ma come prima eravamo i tedeschi erano amici nostri, ma dobbiamo guardarci dai tedeschi, e quindi dobbiamo... E allora questo disorientamento in vari racconti, in vari momenti del romanzo, emerge quasi come un sottofondo, come qualcosa che si avverte, e quindi questo sicuramente non lo troviamo nei libri di storia, perché il discorso ufficiale di allora era che noi eravamo una grande potenza e quindi dovevamo vincere chissà che cosa, e invece ecco, poi ecco perché veramente lui ha detto la guerra proprio da matti, ma era veramente da matti. Non volevo solo aggiungere che sul disorientamento dei soldati italiani in Grecia volevo ricordare che c'è un bellissimo film su Mediterraneo di Salvatores, che è stato premio Oscar, e che racconta proprio il disorientamento e tutto quello che succede in quell'atmosfera, e questo anche del quello che racconti tu nel libro. Speriamo che qualche regista vada presso, cambi Mediterraneo e faccia, non per me perché le storie sono sette, come ha ripetuto lui Francesco, Mestre Ciccio, come è conosciuto, le quattro parole che lui mi ha ripetuto me l'ho subito appuntato, io non appuntavo quasi niente perché volevo poi diciamo filtrare da solo, ma quelle quattro parole di cui le prime sono anche, erano scritte sui muri delle città, dei paesi, vincere, dobbiamo vincere, l'ombra della memoria, lui sbaglia, dobbiamo vincere, vinceremo, vinceromolo, vinceremo, alla fine, sì, sì. Era un umorismo popolare, vinceremo, romoleremo, questo mi ha colpito, perché è una delle cose interessanti, e altri episodi, mo dico i due o tre dei diversi, se no dice questo, anche gli altri episodi che Francesco mi ha ricordato, che era le difficoltà che avevano nel muoversi, nell'avere attrezzature adatte, lui e anche altri, o anche l'altro signore Gianni, il papà di Peppino Donghia, che è stato anche lui in Albania, lì poi fu ferito, fu fortunato, la Croce Rossa riuscì a prenderlo, lo portò in Germania per guarire, appena guarito disse o vai a lavorare in una fabbrica, e lui scelse una fabbrica e disse che era un tecnico e gli fece il gruista per, fino alla fine della guerra. E lui, oppure l'alternativa era che facevano i contadinotti, se gli andava bene, se poco poco erano un po' nervosetti, finivano nei campi di concentramento, insomma. L'altro episodio, tanto per fare veloce, un altro signore che non poteva venire perché non sta tanto bene, vive a Correggio, quello ha avuto l'esperienza durissima di Cefalonia, dove ha visto moltissimi morti, davvero bello anche. Lui si è salvato, ma ha raccontato, io qui l'ho descritto bene, descrivendo i muli, descrivere un mulo o un asino per noi di una certa età non è difficile, ha raccontato che nel muoversi e portando addosso ai muli materiale si erano accorti che gli aerei erano bassissimi, e quando è caduta la bomba lui ha avuto un attimo che l'ha salvato buttandosi a destra ed è stato solo ferito, ed i muli avanti a lui e altri morti,
E sai, raccontare questo a me mi ha colpito, quindi mi sono sforzato di raccontare questa scena. Poi lui è riuscito, pian piano, senza fare tanti accorgi, lui e due o tre, ad andare a un ospedaletto provvisorio. Dice, a me mi guarisce, un muoio dissanguato o meno. Non dimentichiamo che, se non sbaglio i dati, a Cefalonio morirono moltissimi italiani. Se non sbaglio, oltre 5.000. Sì. Sì, all'inizio. Sì, sì, sì. Sì, sì, contro i tedeschi. Sì, sì, sì. I musacchi italiani. Tornando a questo del... Romano. Ah, fratello. Benissimo. Giannino. Sì, sì. Ciccio, se avete tempo, lui farebbe delle puntate per Teletrullo a memoria, che c'hanno a memoria, per guardare gli altri due o tre. Tornando a quel di Cefalonia, poi i tedeschi lo presero e lo portarono ad Atene, non solo lui, quei pochi feriti, secondo me erano rimasti 100-150. Ad Atene furono curati, perché i tedeschi avevano obiettivo avere una buona... non una buona compagnia, sbagliata compagnia è una parola equivoca in questo caso, ma la compagnia, il reggimento era i termini adatti dei soldati, avere un buon gruppo che si unisse a loro per andare in Russia per l'attacco finale. Lui, quello di Correggia, andò a finire in Russia e lì se la passò male, perché faceva un freddo cane, la sera mangiavano poco, eccetera. E poi mi ha raccontato, ma io nel romanzo naturalmente gli ho chiesto tante volte, ma come hai fatto tu a non sbagliare, invece di andare verso la Russia, verso il Polo Nord, ti sei andato a sinistra? Ma l'ha raccontato, e il romanzo lo descrive bene. Lui con due o tre amici dissero, quella sera quando riuscirono a dormire, che era meglio pensare di fare la fuga, perché i russi avanzavano benissimo, avevano accerchiato italiani e tedeschi, e quindi lo trovarono poi un'occasione, quando i tedeschi li spostarono in treno, moltissimi, quei treni non con le finestrine ma solo chiusi, lui disse a quello, guardate che se quando rallenta vediamo che i soldati non ci guardano, tiriamo fortissimo, fece la prova mentre la sbarra, e riuscirono a scendere in tre. Fortuna, perché dopo che si nascosero, si appiattirono, no, appiattirono non si dice, l'altro verbo non mi viene, non fa niente, perché sono preso dalla guerra di questi signori, tutto il treno fu bombardato, non si salvò nessuno, solo loro tre. Allora si misero d'accordo e loro, uno dei tre, aveva preso la notte precedente, voleva prendere dei guanti perché faceva un freddo cane, e volevano avere doppio pantaloni, o noi diremmo in dialetto i mutandoni, e quindi loro, avevano imparato in russo come si diceva mutandone, prima che incontriamo gli diamo, avevano la catenina dei genitori, ha raccontato, al massimo un'altra cosa, non avevano gli anelli. Facciamo un baratto, basta che ci danno un doppio pantalone, e questo è il loro obiettivo. E, dunque, uno di loro era entrato nella tenda, diciamo, dove stava il capo, eccetera, per poter prendere dei guanti, perché loro l'avevano visto, gli avevano detto dateci un paio di guanti, e quelli avevano, ecco, l'unica parolaccia che ho messo, l'ho messo in quell'occasione, perché ci vuole. Non pensi che il capitano gli diceva, caro, si accomodi più là, la trincea sta a 100 metri, pensi in qualche momento. Io l'ho messo una volta, gli autori che vanno di moda adesso, tipo Vole e altro, li mettono ogni due righe. E quelli dice, pensa a fare la guerra e lascia perdere. Questo amico di questo Peppino aveva preso un verbo che non va bene a Teletrullo, aveva preso una cartina, dice niente ci può servire, la cartina del sud della Russia dove si trovavano, li ha indirizzati un po' di cervello la sera quando si fermavano presso delle masserie o dei fienili, chiedevano possiamo stare, e quelli facevano stare, e una cartina dove, avendo stabilito di raggiungere la Polonia e poi la l'Occidente, seguendo non le strade ma la ferrovia, loro sono arrivati, ci hanno messo moltissimo, adesso non mi ricordo i giorni, penso un mese e mezzo circa. Questo è il signore Peppino, e altri episodi man mano che mi verranno ve li dirò. E la piccola cosa che finale, poi un'altra parola, non so, speriamo che non vi spaventate se eventualmente avrete il libro, questi sette, Cicci e altri, sono incontrati dopo la guerra a Yerubed. Io li faccio incontrare durante la guerra,
non durante ma alla fine, quando rientrano tra Trieste, Milano, Torino e soprattutto Bologna, dove c'erano, arrivavano e poi vedevano trovare camion o treni, li faccio incontrare in quella maniera e lì loro stanno un giorno o due e lì si raccontano le loro storie. Un trucco letterario per non appesantire e far venire la barba ai lettori. In più, al secondo capitolo, ma non ho copiato da Lucio Dalla, ma non avevo assolutamente l'idea che lui poi è morto, ho immaginato che due o tre che erano amici si scrivono delle lettere dal fronte. Quindi il secondo capitolo è «Caro amico, ti scrivo», il titolo famoso, scopiazzato, quindi anche da me, di Lucio Dalla, ma dove io ho inventato, questi non sono mai scritti, avete ascoltato un po' i loro pareri, ho immaginato che si scrive e dice ma che fai lì, e si raccontano e ognuno dice che sta male, ma questi come ci trattano, ma quando, tutti si, ecco questa è la speranza e poi termino, tutti pensano che la guerra dopo 5-6 mesi finirà, cioè tutti pensano che guerra lampo. Infatti, già che me l'hanno ripetuto, poi l'ho letto sui libri di storia, io ho immaginato che quando gli italiani, 44, prima, inizio 45, i russi hanno detto avete perso, ho immaginato che una piazza, la città, non mi ricordo che l'ho presa, dove quello si sono trovati, me l'hanno detto loro, il capitano russo sulla camionetta passa in rassegna, non dice parolacce agli italiani, li tratta bene, insomma, al di là di sinistra o destra, gli dice solo la frase diciamo, della storia di allora, dei giornali, le televisioni non c'erano, di Mussolini, gli dice soltanto che sta guerra, la guerra era una passeggiata, questo era il termine propagandistico, e lui glielo ripete in italiano, adagio, dice la guerra come passeggiata mi sa che è durata poco per voi, però vi auguriamo che tornando in Italia troviate una buona famiglia e siate dei buoni cittadini. Faccio in modo tale, ho previsto il centro-sinistra già allora, nel 45, eccetera. Presero a noi i russi. I russi, sono dolori. 2 anni che stavamo con i tedeschi. Noi eravamo ridotti male. Capelli lunghi, vestiti rotti, tutto stracciato, cuciti col fil di ferro. Sì, sì. Stavamo male. Il russo. Vennero i russi. Avevamo occupato un paese, la popolazione civile era sparita, il paese era nostro. Vennero i russi. I soldati tedeschi. Oggi pomeriggio in piazza che verrà un generale russo che vi deve vuole visitare. L'ho preso da Ciccio, il generale russo. 2500 eravamo noi. Tutti schierati. E ci riunimmo in ordine sparso così in piazza. E di fatto arrivò questo generale russo. Ed era russo perché l'italiano parlava un po' ma appena. Bene. E si trattenne in mezzo a noi con una buona scorta lui. Si trattenne almeno un quarto d'ora, una mezz'ora. Ci guardò da sotto sopra quasi tutto. Sì. Dopo ci guardò per bene, zitto, lui si mise da un angolo e disse italiani, dice mi fate pietà. Dice, come è andata a finire la macchina? Sì. Di Parigi. Sì, come sì. È andata a finire l'impero etiopico? Sì, come sì. È andata a finire l'occupazione dei Balcani? Sì. Nominò tutto quello che saliva a fare. Allora in un certo momento, quando stavo per finire, disse vi do un consiglio, mo che tornate alle case vostre, cercate di essere degli onesti cittadini. Ottimo. Ho copiato da. No, copiato, preso, ma era colpito. Dei bravi lavoratori e dei buoni padri di famiglia. Ci lasciò se ne andò. Questo pensiero sì. Sì. Non mi ricordo anche il giorno 10, non lo dire adesso, però ci rimprovero. No, eccola, diciamo che ci stiamo avviando, ma è molto bello quello che sta dicendo Mestre Ciccio, chiaramente è vissuto in prima persona, perché una caratteristica anche di questo romanzo, e lo noterete quando lo leggerete, ecco, si conclude con una forma anche di speranza, ecco quello che siete Mestre Ciccio adesso, ecco, siate degli onesti cittadini, ed è in fondo negli ultimi capitoli è molto bello vedere quasi una specie di catarsi, cioè questi soldati che hanno visto tanta sofferenza, che hanno sofferto,
però alla fine hanno la voglia di ricominciare, si incoraggiano a vicenda. Ed è molto bello il capitolo dove si parla, ecco perché io parlavo di 40 anni, nel capitolo dove si parla di questo incontro, la data dell'84, quando Evangelia viene in Italia, ecco quindi dopo 40 anni. Questo incontro fra due persone che in fondo si sono voluti bene, sicuramente si sono anche amati, ma non c'è una parola di rancore, non c'è una parola di odio per dire tu sei andato via, mi hai illuso. Invece c'è tanta serenità per dire ecco che in fondo la vita è questa. Come ha detto già Mario, lei non ha rimpianti, dice io non mi sono più sposata, però mi sono dedicata ai miei nipoti, quindi sono in fondo contenta. E sono contenta anche per te che sei venuto, che sei tornato nel tuo paese, che sei sposato, che hai dei figli. Cioè, ecco, questa conclusione che in fondo dà anche una serenità, perché un romanzo che tratta di guerra, di tanti aspetti negativi, potrebbe sembrare quasi qualcosa che ti intristisce. Invece alla fine, ecco, questo aspetto emerge chiaramente. Un accenno a questo, Mario, e così poi passiamo la parola alla musica. Anche vedrete anche questo concerto che viene voluto dai tedeschi, viene portato innanzi ecco da queste musiciste, da queste ballerine greche, e alla fine sembra quasi una unificazione. Lì in quella piazza ci sono italiani, ci sono ecco quasi una specie di dire, ecco, proprio come nella tragedia greca, la catarsi, ecco, questa musica che serve proprio per purificarsi di tutti i misfatti che si sono consumati in quella purtroppo maledetta guerra. Buono, la finale è breve, così la musica la gustiamo di più e non vi stanchiamo, altrimenti. Però avete visto oggi un piccolo esempio, cioè se voi aveste tempo con i vostri nonni o zii, loro racconterebbero ancora molto. La mia finale è molto semplice, il titolo, perché quando ho detto l'idea, avere un bel titolo era carino, insomma. E il titolo l'ho preso, non lo conoscevo, l'ho preso per puro caso da tre versi di una canzone dei Pink Floyd degli anni 70. La canzone, poi l'ho trovata, mi hanno insegnato, si trova anche su internet, I Will Meet, in inglese, ci incontreremo. E il verso iniziale è questo, dice, ci incontreremo, dunque, non so dove, non so quando, ma un giorno ci incontreremo e sarà un giorno di sole. Praticamente io ho immaginato il biglietto che Evangelia mette in tasca al signor Alberto quando prende il piroscafo nel 45, e lui dice vado a salutare i miei che da anni non sanno dove sto, se vivo, se non vivo, e loro come stanno. E lei quando prende il vaporetto lì da Volos, va a Patras e poi fa Patrasso Bari, lei in tasca gli infila questi versi. Tanto gli scrittori hanno una libertà pazzesca, c'è la Beethoven che ha fatto dei pezzi buoni, meravigliosi, e lui, Alberto, vabbè, nell'immaginario mio, non lo legge subito. Quando sta per arrivare a Bari dice ma che mi ha messo questo, insomma, direbbe così, lo prende, gli piace molto, e poi, già che il titolo era troppo lungo, non avrebbe pubblicato neanche una sacrestia dalla parrocchia di Sant'Antonio dei Santi Medici, io l'ho fatto a metà, e perché secondo me, ridendo in fondo, secondo me è l'idea che loro avevano, che ha ripetuto Francesco e anche Alberto, cioè loro non sapevano dove si trovavano e non sapevano quando finiva sta benedetta guerra. Infatti dai concetti che ha detto anche Francesco, se avete tempo lo potete chiedere ad altri, perché ancora vivo, ci sono altri, davvero bello. Loro avevano, pensavano che la guerra finisse la solita storiella dopo 4-5 mesi, non sapevano dove trovarsi, non so dove, non so quando, ma un giorno ci incontreremo e sarà un giorno di sole. Bellissimo, ma al di là della guerra. Penso, io ho avuto una recensione bella, io ho cercato di spingere, stavolta mi sono fatto un po' più furbo, l'ho fatto leggere a 2-3 esperti, e un esperto, proprio ieri sera me l'ha mandata veloce, la sua recensione che metterà su una rivista bimestrale di cultura, eccetera, e dove loda proprio questa mia intuizione, insomma, non so dove, dice che anche chi non ha fatto la guerra, per noi la vita è come se vivessimo la guerra, e anche noi abbiamo i nostri problemini o problemoni,
E quando abbiamo la speranza che supera la delusione, l'appiattimento, dice tutto finito, Madonna che, c'è tutto, no? Madonna che paese, Madonna che genere, Madonna questi partiti, quando dovessimo pensare così, è sbagliato. Basta avere un pizzico di speranza in più, perché sarà un giorno di sole, domani, tra una settimana, eccetera. Stop. Va bene, allora, no, volevo, no, no, magari dopo... Ah. Dalle mie esperienze, io sono un modestissimo artigiano, ho fatto la terza elementare. Dalle mie esperienze qualche cosa ho sentito dire, qualche cosa ho inventato io, ho potuto constatare. Dunque, la guerra, lasciatemelo dire, è cultura, è perché ci insegnano tante cose in guerra. Perché là in certi momenti, quando vengono le bombe, non ci sono verbali, non ci sono avvocati, non ci sono. Non ci sono avvocati, non ci sono gente che discutono. Le bombe buttano via tutto, fanno crollare le case, incendiano, uccidono tutto quanto. Dunque, la guerra a questo punto per me è cultura. Dunque, la guerra sono tante fesserie prese su serie. La guerra, tante fesserie prese su serie. Dunque, la guerra è una tempesta, chi si spoglia e chi si veste. Dunque, la guerra, in guerra non si va per morire, si va per combattere e vincere. Tempo di guerra, più chiacchiere che terra. Questo è potuto constatare. Poi vorrei dire anche... grazie. Siamo a conclusione della serata, ringrazio Mario Contento, invito tutti voi a prendere il libro e a leggerlo, perché è veramente un bel romanzo. È veramente un bel romanzo ed è di grande umanità. Ringrazio il professor Nardino Ricci. No, ringrazio allora senza professor Nardino Ricci e do immediatamente la parola a Mafalda Baccaro per la conclusione, per presentare il suo ultimo pezzo. Grazie. Buonasera. Allora, riprendo la parola ricordando una cosa. Abbiamo parlato più volte di come la musica verso la fine del libro ci abbia condotto, no? Le ballerine greche, la concertista. Alla fine si era creato quasi un clima gioviale, di amicizia. In effetti è stato più volte detto, e da molti, che se tutti conoscessero la musica non ci sarebbero le guerre. Perché la musica ci apre al cuore direttamente. A noi non importa sapere se Beethoven, Schubert o Brahms fossero tedeschi o fossero francesi o che altro. A noi, quando ascoltiamo la musica, andiamo direttamente al cuore, il cuore che parla. E il cuore non ha lingua. Il cuore non ha nessuna lingua. È stato detto anche questo, che la musica è la più romantica di tutte le arti, perché il suo scopo è l'infinito, viaggia al di là delle lingue, non ha bisogno di traduzioni. Mentre magari anche un libro, dovendolo leggere in un'altra lingua, bisognerà tradurlo e magari perderà anche qualcosa della sua essenza originale, la musica non ha bisogno di traduzioni, la si coglie al volo. Ecco, io volevo concludere, non so adesso quanto tempo possiamo avere a disposizione, magari stringo sul mio programma, però volevo assolutamente farvi ascoltare un tema e variazioni di Schubert, che è stato fra l'altro allievo di Beethoven, ed è vissuto pochissimo tempo, però in quel breve tempo della sua vita, in quei 31 anni circa, ha lasciato della musica importantissima a tutti noi. E io ho scelto un tema e variazioni, perché il tema è come un bambino che cresce, che si sviluppa, a un certo punto raggiunge l'apice, il massimo della sua energia vitale, e poi pian piano si spegne, però ha qualcosa da lasciare ancora a noi. E io sono convinta che il tema ci resterà un po' dentro, magari fino a che torniamo a casa, poi magari si dimentica, però per un po' questo tema rimane. E poi, ecco, non so, dipende se abbiamo ancora del tempo, mi sarebbe piaciuto farvi ascoltare un pezzo di musica spagnola, ma ci regoliamo subito. Però volevo fare un omaggio invece al signore qui convenuto, non mi ricordo, io non so parlare il dialetto, dico Francesco, Mestre Ciccio, non so se mi è riuscito. Ecco, volevo concludere, visto che abbiamo parlato anche di una lettera, con una canzone napoletana che sicuramente si addice, poi magari Mestre Ciccio, vediamo se riesce a riconoscere
conoscere il titolo di questo. Ho una memoria di ferro, sono convinta. Non dico qual è la musica, però la riconoscerà lui. Bene. Grazie.
non so dove e non so quando, ma la canteremo di nuovo. Grazie a tutti e buona serata.